non ho idea di come io sia finito qui. Forse è meglio vedere come va a finire lo scorso episodio. Io mi sono buttato praticamente. Oh. Salve Link! Chiedo scusa, parlo troppo forte? Forse così va meglio per te. Ho pensato che potremmo organizzare un incontro veloce. Non mi fai paura, chi sei? Ah, dove ho scordato l'educazione? Dovrei presentarmi. Sei un arcangelo? Arcangelo? È così che ci chiamate? Che delizia! Quanto a me, personalmente, la vostra gente mi ha chiamato in molti modi. Artù, Alessandro, Agamennone. Ahimè, io sono Aleph. Ma puoi chiamarmi Ale. Cos'è questa messa in scena da bravo ragazzo? Da qualche tempo una vecchia conoscenza mi preoccupava. Fortunatamente quella situazione ora è stata risolta. E ora ritorno e scopro che questo mondo ha radunato altri della mia specie, altri arcangeli. Questi sono davvero tempo entusiasmanti, amici miei. I Laverrimi sono un'accozzaglia bizzarra, ma vedo molto potenziale in loro. Tanto che devo chiedervi di non tentare di interferire con il mio esercizio di team building. Anzi, devo proprio chiedervi di smettere di cercare i miei simili in qualsiasi modo. Devo trovarli per lasciare quest'isola. Oh, volete solo andarvene? Sì, posso mandarvi lontano da qui. L'unica cosa che non posso trasportare sono io. Uno specchio non riflette se stesso. Questo non mi piace per niente. Così sia, esaudirò il vostro desiderio. Per favore, non ritornate. Davvero? Dico sul serio. Ah, ecco, ora è tutto molto più chiaro. Oi. Dunque, sono... non si sa. La mappa è grande tanto quanto il mondo dove eravamo prima, sembra. Nuova Viral. E quindi ci sono diversi universi, come già sapevamo, e questo è un altro di quegli universi. E va bene allora. Abbiamo perso a quanto pare i nostri poteri. Potevamo fluttuare per un po' di più tempo, potevamo correre molto di più. O meglio, possiamo ancora correre tanto ma non velocemente. Non riesco a leggere niente, non riconosco nemmeno la lingua. Ah. Qua si può andare. No, comunque sia la strada è bloccata, quindi niente da fare. Una spada gigante. Bella. Mi piacciono le spade. È lui, l'uomo triangolo. E siamo arrivati al capolinea, credo. Hey, Hello? Sugar. Hai l'aria sperduta, straniero? Hai bisogno di un posto dove stare? Non lo so. Ok. Boh, vediamo un po' dove ci porta. Ah! Sei fortunato che ti ho trovato, tesoro. Puoi chiamarmi Madame Ambra. Sono il volto della loggia Ambra. Sei davvero fortunato. La loggia Ambra non attraversa spesso quei mondi morti. Questi, forse, voleva dire. Accomodati, fa come se fossi a casa tua. Dai un'occhiata in giro. Al momento stiamo viaggiando, perciò non c'è ancora nessun posto dove andare. Ah, va bene, mi diverto un po' a girare qui intorno. È la tua prima volta, è la tua prima visita alla loggia Ambra? Sì, a dire il vero. Però, boh. Madame Ambra sa come gestire questo locale, questo è poco ma sicuro. Un arazzo abbiamo qui? Oh, c'è Aleph e Morgante? E un'altra figura che posso azzardare un'ipotesi perché già ho giocato, ma non ho idea di chi sia. Forse è Madame Ambra stessa, non saprei davvero dire. Eravamo come una famiglia una volta, ai bei vecchi tempi. Eravamo un bel gruppetto una volta e abbiamo passato dei bei momenti insieme, lascia che te lo dica. Aleph era un po' il capo, cioè è ovvio che fosse lui. È un tipo fatto così, dico bene? È come se mi conoscesse. Io ero quella che guida e Morgante era la custode della porta. Ah, quindi effettivamente potrebbe essere lei sull'arazzo. Ma alle volte ci si perde di vista.
Alla volta le cose si complicano. Perciò mi sono lasciata tutto alle spalle. Sono sicura che Aleph sta ancora cercando di trovare un modo di andarsene da quell'isola. Ancora adesso. E la vecchia strega non gli dirà mai come fare, ovviamente. Beh, Morgante sarà la vecchia strega. Ma non voglio annoiarti come una vecchietta che ti racconta i bei tempi andati. Beh, te l'ho detto, Link. Sono solo il volto di questo locale raffinato. Oh, la Loggia Ambra è la vera protagonista. Che la Loggia Ambra sia un arcangelo? No, però lei è un arcangelo. Per non parlare del fatto che tu la sei lunga di cosa vuol dire andare in giro indossando un avatar, dico bene? Questa è sfondamento della quarta parete, infatti ci sta guardando in questo istante. Lei guarda spesso verso lo schermo, guarda noi, la persona che gioca, è fatta apposta. Molto carina come idea, però non sempre, lo fa solo un paio di volte. Anche perché non lo incontreremo più mai questo personaggio, quindi... Ora, immagino che fossi bloccato su quel sasso perché Aleph ti ha teletrasportato lì, giusto? E ci continua a guardare. E prima eri a Nova Pirral? Quell'isola è come carta moschicita. La gente scivola, fa le crepe del mondo e finisce lì. Gran bella sfortuna, dolcezza. Ma per quanto riguarda le storie con il nostro amico dalla testa triangolare, non è colpa tua se sei rimasto coinvolto nelle nostre vecchie beghe. Perciò ti darò un passaggio, solo questa volta. Seguimi. Praticamente tutti quanti, questo specchio ti porterà dove devi andare. Quale sia il posto invece, beh, non dipende da me. Ok. Attraverso quando sei pronto. Dicevo, praticamente tutte quante le persone che provengono dai vari mondi, in realtà provengono, tutte quante finiscono su Nuova Virral. È come se fosse una specie di universo alternativo nel quale tutti quanti gli altri universi alternativi fluiscono. Sarebbe davvero strano. Alla fin dei conti è interessante. Però è il momento di andare. Questo specchio ti porterà dove vuoi andare. Va bene, ok. Mi sa che non ci vedremo più, amica mia. Take care. Abbi cura di te, dolcezza. È stato un vero piacere conoscerti. Dai, fammi un favore. Non facciamo sapere al nostro amico Al che ti ho aiutato. Ti va? Va bene. Siete ancora un po' in rapporti un po' crepati, eh? Dico bene. Oh, eccoci qua. Sapevo che saresti tornato. Eugene, che succede? Ma solo io sono stato trasportato? Ok. Allora, se ho capito bene, questo tizio triangolo, Aleph, è un vecchio arcangelo che è rimasto bloccato a Nuova Virral, come tutti noi. E sei stato salvato da una sconosciuta che dopo che tizio triangolo ti aspetti di un altro mondo. Cosa che può fare agli altri, ma non a se stesso. Capito? Mi sembra un buon riassunto. Non sappiamo cosa stia tramando questo tizio, vero? Mi pare che abbia già tutto un suo programma, ad esempio cercare altri arcangeli. Già, okay. Proprio così. Ok, allora cosa ne facciamo del tizio? Insomma, sta tramando qualcosa ma non è è un arcangelo. La roba degli arcangeli è un po' fuori portata per noi, secondo me. Lo evitiamo finché possiamo, mi sembra la scelta più azzeccata. Beh, sembra un buon piano. Wow, grazie. Allora, oh no, lei ha una missione per noi extra. Vabbè, dai. Ciao. Ah, Link, proprio la faccia che volevo vedere. Un cliente di questo rispettabile locale mi ha raccontato di un suo avvistamento particolare. Una barca remi abbandonata, portata a riva dalla corrente non molto tempo fa. Strano, non ti pare? Ho pensato che ti sarebbe piaciuto avere notizia, dato che tu e i tuoi amici adorate parlare di strani avvenimenti proprio qui nel mio bar. Beh, questo è vero. Questo è il DLC, però. Lo faremo a fine gioco, è meglio così. In questo episodio ho intenzione di affrontare non un capitano o capitana, ma un capitane. Sì. Ok, Capitano Judas è accampato su un'isola... No, non voglio andare da Capitano Judas, ma grazie dell'info. Ci andrò in un altro momento. Ah, prima devo curarmi. Mi prendo anche tutto Vede, lo metto in squadra, così almeno vediamo in cosa si rimasterizza. E riposiamoci, ed ecco qua un nuovo dialogo con Eugene. La fusione in mostra è davvero elettrizzante. Dici? Sì, è come una manifestazione concreta della nostra forza interiore. Nell'emozione del momento i nostri obiettivi si allineano fino a combaciare e possiamo letteralmente diventare un'unica potenza. In quel momento è come se fossimo inarrestabili. Parli come un personaggio di un anime. Ti sto parlando col cuore in mano. Ma sì, ti credo. Ho passato troppo tempo a vivere senza dare niente in cambio.
Forse mi sto rifacendo del tempo perso. Che è successo nel tuo mondo? Ma lascia perdere, ne parliamo un'altra volta. Ci tornerò, nel mio mondo intendo, dopo che tu avrai trovato la tua via. Porterò con me le mie cassette e difenderò la gente che ne ha bisogno. Quindi, che è successo di strano nel suo mondo da fargli portare le cassette? Come un supereroe a forma di mostro, esatto. Roba da duri, eh? In livello di relazione 2 possiamo usare il potere fusione e le fusioni saranno più potenti del 10%. Bene, direi che è il momento di andare quindi ad affrontare il Capitan Skip. Ora, perché dico Capitan e non Capitano o Capitana? Perché è Capitan con la schwa. Bene, nell'italiano una parola neutrale si dice al maschile. Quindi la schwa è un po' fastidiosa da sentire. Ma ecco qua il Capitan Skip. Hello, aperti la vostra roba qua che ste cianfrusaglie fastidiose. Ok. E siamo pronti a parlarci? Ciao. Santo cielo, quelli del mondo di fuori costruiscono un sacco di roba, eh. Salve, io sono Skip, un capitano ranger di Nuova Virral. Raccolgo e smisto tutta la roba che voi del mondo di fuori costruite e che finisce qua. Ma quindi tu sai che siamo di fuori? Elettrodomestici, mobili e chi più ne ha più ne metta. Finisce tutto qui e viene utilizzato. La spazzatura di un mondo è il tesoro di un altro, dopo tutto. Un po' come il detto, la spazzatura di un uomo è il tesoro di un altro. Dimmi, se tu un nuovo apprendista ranger, quello potato per combattere. Potato? Portato. Potrei prendere una pausa dalle mie esplorazioni dei cassonetti se tu vorrei accettare la mia sfida. Il problema è che a questo gioco ci hanno lavorato più gruppi di persone e quindi la traduzione viene un po' strana a volte. Pronto a sfidare Capitan Skip? So che può dare fastidio sentire Capitan, però è così. Che meraviglia, cerca di divertirti e non restarci troppo male quando ti batterò. Ora mi sei antipatico. Ok. Bidon Vasore, carino come mostro, ma... boh, vediamo un po' che riusciamo a fare. Allora, io... ma forse andrei con un Deja Vu, magari, per poter fare più danni in un turno. E... braccia in alto? No, martello giocattolo, dai, martello giocattolo. Sì, la prima scelta era quella ovvia. Martello giocattolo, dai, cominciamo a fare un po' di danni. A Bidon Vasore, Tato. E Deja Vu. Perfetto, vada come vada. Buoni, buoni danni. Ah, ma ha fatto il muro. Ush. Muro, anche lui il muro di metallo. Bellino però la testa di Bidon Vasore lì che fa da scudo. Farei scudo per caricarmi gli altri attacchi. E martello giocattolo su Skip. Skip, penso di farlo subito andare via. Non male, pensavo meglio, no? Martello giocattolo, tanta roba! Quindi la plastica contro il ferro fa molti danni. Stavo per dire super efficace, non è super efficace. Ancora sputo e colpo, tanto per fare quel danno extra che serve. Allora, potevo fare martello giocattolo, l'avrei mandato KO? Probabilmente no. Quindi tanto valeva tenerlo così in campo senza sprecare troppi punti. Per ora stai andando bene, non ti prometto di continuare ad andarci piano però. Ma guarda, puoi andare forte quanto vuoi, non c'è problema. Allora, pugnalata tossica, tanto è plastica, dovrebbe avvelenarsi e cambiare anche copertura. Facciamo un attacco per tutta quanta la squadra. Cioè, si è avvelenata ma non ha cambiato... ah, perché quello è fuoco, giusto. Vabbè, però è avvelenato, almeno... dai, buono. Oh, abbiamo fatto un po' di danni allo scudo, così almeno magari... dovrei arrivare a fare uragano allora, mi sa, per riuscire a distruggere gli scudi. Devo aspettare. Vado con lo sputo e facciamo martello giocattolo sempre su Skip. Ah, cavolo, l'ho sprecato però martello giocattolo. Spreco solo i punti. Potevo farlo sull'altro. Non so perché l'ho fatto su Skip. Cioè, senza pensarci proprio. Come un idiota. Allora, non mi hanno praticamente toccato mai durante questa lotta. Ok? Ci sta? Ai. Ai. Ai che è basta? Incendiato, ustionata. Oh, basta. Vai, uragano, spazziamo via sti muri. E martello giocattolo per finire in bellezza. Vai. Bidon Vasore number 2 là, se ne ti può anche andare. E poi è numero 1. Comunque,
Martello giocattolo e good game! Capitano skip sconfit! Ok, let's go! Vediamo un po', un bel po' di punti esperienza che non fanno mai male. Sette meraviglie per tutto, vedi? Il rombo di tuono per Aeroboros che fa molto molto male. Wow, mi hai proprio ridotto da buttare, eh? Non avrei dovuto sottovalutarti. Hai superato le mie aspettative, ecco la tua ricompensa. Era il secondo capitano, va bene. Materiale fuso. Quanto a me è meglio che torni a sistemare tutte queste cose. Le persone del tuo mondo possiedono davvero tutta questa roba? Non riesco proprio a immaginare una vita del genere. Ma guarda, credimi, noi produciamo ogni giorno più di quanto riusciamo a consumare ed è uno schifo. Ok. Se ne va Skip? Non ricordavo sta piccola particolarità. Va bene. Questa piccola peculiarità sarebbe più corretto. Vado a curarmi e vediamo un attimino il da farsi, perché potrebbe esserci qualcos'altro da fare. Ed infatti, guarda un po', succhiaterra malmessa, eccola! Succhiaterra, fammi indovinare. Stai tornando a vendicarti dopo che abbiamo fatto fallire tutta la tua operazione, eh? La tua, di tutti quanti, eh. Piange, no, non farla piangere. Jin, credo che ci sia qualcosa che non va in lei. Credo che sia rotta. E pare. Credo che potresti aver ragione. Scusa per la brutta accoglienza. Perché non ti siedi così facciamo conoscenza? È necessario? Allora, va tutto bene? Vuoi parlarci un po' di te? Secondo me no. Calo di profitti. I succhiaterra erano servitori di un arcangelo che abbiamo sconfitto. Forse quando il loro capo è scappato si sono tutti fritti il cervello. Comunque non mi fido di lei. Niente prospettive lavorative. Ha perso il lavoro. Non è esattamente una personcina solare, vero? Solare. Perché non la chiamiamo Sole? In qualche modo dovremmo pur chiamarla. Sunny in inglese è più bello, secondo me. Sole. Cosa è successo? Succhiaterra, fallimento, nulla rimasto. Perché ancora qui? Perché ancora qui? Quindi si chiedono perché stanno ancora a Nova Viral? È come se fossero stati presi di forza e portati qui. Non ci sono finiti come tutti gli altri per caso. Forse i succhiaterri esistono solo per svolgere il loro compito e ora non sanno cos'altro fare, come una macchina senza scopo. Poverina, ma hai ancora tutta la vita davanti, puoi ricominciare da quando vuoi. Cominciare da capo. Forse il primo passo è procurarti dei vestiti nuovi, Sole. Sono sicura che portarti in due pezzi d'ufficio tutto il giorno metta tristezza. Sì, è vero. Allora siamo d'accordo, Link. Incontriamoci dal sarto di Harbour Town. È a livello superiore di Harbour Town, poco più a nord di qui. La prossima volta però, ok, Link? Che effetto fa? L'effetto che lo facciamo la prossima volta. Tutto a posto? Ok. Amici, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Cassette Beast. Come sempre, in descrizione trovate tutti quanti i link utili. Nel prossimo video andrò a sfidare due capitani, Capitano Buffy e Capitano Cleo. Ad ogni modo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!